C'era una volta la nostra città. Una città come tutte le altre. Con i palazzi e le case. Le case con le porte e le finestre. C'erano i lampioni, le fontane, le scuole, le strade dritte e quelle che girano intorno. Nelle strade la gente. Tra la gente, io e te. È di noi due che ti voglio parlare e della storia più incredibile mai accaduta nella nostra città. Una storia che tu non ricorderai perché sei troppo piccola. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal principio. Sei nata circa un anno fa, un giorno d'estate del 2007. Pesavi 3,8 kg, eri lunga 54 centimetri ed eri sanissima. Apri la bocca, brava. Vediamo prima le orecchie. Vanno bene le gambe. Se è per questo, stai bene anche adesso. La crescita è molto buona. Lo conferma il pediatra che ci raccomanda di passeggiare per 40 minuti al giorno. La bambina deve prendere aria. E la nostra storia inizia così. Venendo qui, pensavo a qual'altra testimonianza poteva ricordarci questo stato di cose. Oggi noi potremmo dire all'uomo bianco quello che disse il capo Seattle nel 1887 a Washington. È troppo forte, perché c'è una cosa è vedere una strada come questa per caso una volta. Una cosa è che tu inizi a girare il territorio e ne vedi una, due, tre, dieci, cento. L'uomo bianco non capisce. Per lui ogni pezzo di terra è uguale ad un altro, poiché egli è un vagabondo che arriva di notte e prende dalla terra tutto ciò di cui ha bisogno. La terra non è sua sorella, ma il suo nemico. Noi abbiamo da 20 anni questa regione maltrattata dai rifiuti tossici, maltrattata ulteriormente dai rifiuti solidi urbani, che non riusciamo a smaltirli nella maniera più adeguata, e quindi questo caos che si è creato meritava una valutazione tecnica. Noi non riusciamo a capire che cosa può mai diventare la vita quando tutti i bisonti sono stati massacrati. Gli angoli segreti della foresta sono oppressi e il panorama delle colline rovinato dai cavi del telegrafo. È un po' il prezzo che mi rendo conto che devo pagare, senza però avvertirne troppo il peso, di voler continuare comunque a rimanere qui. E quindi ogni volta che scendiamo dobbiamo guardarci questo bel panorama. Se devi anche portare qualcuno a casa, amici, parenti, comunque ti senti anche imbarazzato. Dici comunque guarda questa persona si sa dove vive. Noi forse potremmo arrivare a capire che cosa sogna l'uomo bianco, quali sono le speranze di cui parla ai propri figli nelle lunghe notti d'inverno, quali sono le visioni che marcano a fuoco i suoi occhi. Io me lo chiedo spesso, che cosa gli resterà, che cosa sarà, insomma, come si trasformerà dentro di loro nel tempo questa esperienza. Diciamo che l'immondizia poi è... È il parossismo di tutta questa condizione, che però vive in maniera capillare e anche minuta nei comportamenti quotidiani, nel degrado quotidiano di piccole cose che poi si mettono insieme e costruiscono questa specie di degrado collettivo, di questa specie di grande abbandono. I sogni dell'uomo bianco ci sono ignoti,
e siccome sono ignoti, noi ce ne andremo sulla nostra strada. Io direi da uomo bianco che i nostri sogni sono incubi, terribili, e che abbiamo consegnato questo pezzo di terra ad una miseria che non appare. Insomma, Lucrezia, mentre altrove l'intelligenza del paese si arrovellava sui problemi massimi quali mutui, tasse, aumento dei prezzi, decrescita e disoccupazione, la nostra minaccia erano i sacchetti. Per lo sporco e la puzza, la gente si barricava in casa. Una notte, mentre sognavo il camion dell'immondizia arrivare, mi chiesi se davvero ti facesse bene quell'aria. Fu così che sentii il bisogno di saperne di più. Ed iniziai. Mini DV, nastro di facile reperibilità, unito a camera e microfono, produce questo film. La città si è costruita fin dal suo nascere intorno allo spazio pubblico. Spazio pubblico significa che io riconosco innanzitutto che c'è un altro diverso da me, col quale io entro in relazione e col quale io mi incontro in uno spazio che non è né mio né tuo, ma è di tutti e due. Nella nostra realtà manca assolutamente la sensazione e proprio il riconoscimento dello spazio pubblico, e quindi se tu non lo riconosci, non lo alimenti, non lo rispetti. Allora, se non c'è lo spazio pubblico, significa che il vivere insieme è visto come un accostamento di tante individualità che devono essere protette e separate. E tutto quello che c'è intorno tra queste individualità è un tessuto connettivo dove può accadere di tutto. E allora, prima che l'immondizia diventasse una struttura urbana, trovavi comunque chi utilizzava lo spazio collettivo, cioè questa specie di connessione tra tante individualità, come una terra di nessuno, dove fino a poco fa si svuotavano i posaceni o si buttava il fazzolettino di carta. Adesso chiaramente questo si è accumulato e è diventato... Però tutto questo, che nasce anche da condizioni storiche, sociali, antiche, è quello di non riconoscere lo spazio di connessione come spazio di tutti. Diciamo che forse questo è un territorio dove non tutto va bene, quindi il fatto che io veda queste cose, non voglia quasi rendermene conto, non credo che sia perché io attraverso un processo artificioso cerco di non considerarlo, di considerarle e rimuoverle. Io credo che un po' siamo abituati a tutta una serie di cose che non vanno, queste cose ci danno grosse perplessità, ci danno grosse inquietudini, però ecco, io proprio sposto l'attenzione su tutta un'altra serie di cose che sta negli sguardi della gente, insomma, in generale, nelle piccole esperienze quotidiane che possono essere vissute con la gente e che di fatto ti fa passare a fianco all'immondizia senza rendertene perfettamente conto, semplicemente perché diventano un arredo urbano che nel mondo che io ho in testa non mi crea grossi problemi, o quantomeno non è il problema principale. Mascherina, la vita è respiro. Inizia con un'inspirazione, termina con un'esalazione. Io la puzza la sento e sento le mosche e sento il disagio. Però è una puzza, ripeto, che sento, ma che magari spostandomi di 15 metri non sento più, e quindi diciamo che non è una puzza che mi rimane perennemente sotto il naso, ecco. Thank you.
fila, strocca, vola e va, di un bambino cresciuto in città, che piangeva disperato perché non poteva giocare in un prato, ma la tristezza poco durò perché la mamma lo consolò. Con le sue braccia lei lo cinse, forte forte a sé lo strinse, con mille baci lo coccolò e dolci parole gli sussurrò. Così in cambio il suo bambino le fece un tenero sorrisino. Insieme giocarono a girotondo e si sentirono i più felici del mondo. Profumo. Le memorie olfattive possono essere di tipo personale, culturale e genetico. Sai cosa vuol dire prendere il vestito di un bambino, la magliettina di un bambino pulita e sentire che puzza? Ecco, questo è uno dei tantissimi gesti quotidiani che ci ferisce profondamente. La domanda che uno si fa è: dove vivo? Dove li faccio vivere? Allora, nella quotidianità, mandare a scuola un bambino con un grembiulino pulito è appunto la normalità. Questa normalità ci è stata sottratta, non c'è più. Non c'è più semplicemente perché i grembiulini, tutti i panni messi fuori, puzzano. E allora ci tocca ogni 10 minuti andare a controllare che siano asciutti, ritirarli, li riempiamo di ammorbidenti, poi diventano durissimi anziché ammorbidirsi. E dunque è una guerra tra noi e l'aria che respiriamo noi, che respira tutto quello che c'è intorno. E questa è per me ragione di mille domande. Non è che la spazzatura sta fuori, la spazzatura ti entra dentro e ti entra dentro nella testa. Tu ti chiedi: dov'è che li faccio crescere questi figli? Ha senso farli crescere qua? Io me lo chiedo spesso. Il semplice gesto quotidiano, che è quello di accompagnare i bambini a scuola, diventa di per sé un gesto molto problematico. Andiamo a scuola attraversando sacchetti di spazzatura, non possiamo attraversare la strada, i bambini dobbiamo tenerli per mano, zigzagare proprio tra questi cassonetti. Ed è per me fonte di tristezza, perché queste sono le strade in cui loro hanno imparato a camminare e queste invece sono le strade dove stanno imparando altri gesti, stanno imparando appunto un ambiente aggressivo, violento. E allora questi bambini non si tratta solo di portarli alle manifestazioni, non si tratta solo di portarli ai comitati civici, ma si tratta di farli attraversare questo spazio e di farglielo vedere com'è e come non deve essere. Per me diventa molto difficile immaginare di continuare a stare qui. E soprattutto perché ho la responsabilità di un bambino per il quale non riesco a trovare dei modelli, a mostrargli delle cose, e mi faccio l'idea che lui immagina che di avere un padre un po' matto, gli dice delle cose e senza trovare poi corrispondenze in quelle cose che gli dico, quando si guarda intorno, osserva gli altri, osserva le cose. E questo mi sembra veramente terribile per un bambino, cioè non avere un repertorio estetico, un vocabolario di segni che possano costruire un suo background. Questa cosa la trovo veramente devastante poi per la costruzione di una persona. Per questa spazzatura comunque siamo arrivati a una conclusione che non possiamo più uscire e quindi ci rinchiudiamo in casa e cominciamo, io e mia cugina ci vediamo un programma che si chiama Uomini e Donne, che lo fa tutti i pomeriggi, ci mettiamo comodamente e fantastichiamo con la mente e ci siamo innamorati di due personaggi del mondo dello spettacolo. So che questa cosa è assurda ed è impossibile, però purtroppo noi un giorno tira l'altro,
ci aggraviamo sempre di più perché ci innamoriamo sempre di più di queste due persone impossibili e irraggiungibili. Forse capiamo che un modo per rifugiarci, nel modo per scappare dai problemi che ci circondano, dalla realtà di tutti i giorni, e quindi... E forse è una cosa un po' strana agli occhi degli altri, però questo è l'unico modo, secondo me, che ci fa... Evadere, ci fa star bene, ci fa battere il cuore, che ultimamente, devo dire la verità, Stiamo proprio inguaiati. Sfigmo manometro. L'innamoramento scatena un uragano. Il battito del cuore accelera e la pressione si alza. Il mio personaggio, il mio amore, finto, diciamo, la mia mente, si chiama Jack. Jack Rita Forever, per sempre. Yeah. Allora, a me invece sono innamorata pazza di Giovanni. Allora, questo è il numero di casa, numero della tabaccheria, secondo numero della tabaccheria. Questo è proprio un documento. Questo è importantissimo per noi. Cioè, noi abbiamo creato una mappa della zona di Caserta, di Napoli, della Campania, e abbiamo fatto in modo che le persone potessero inviarci le fotografie delle strade piene di immondizia, oppure delle strade come questa, dove praticamente appunto queste strade di campagna vengono trasformate in discariche a cielo aperto, dove c'è qualsiasi cosa. Più avanti abbiamo trovato l'amianto, c'è qualsiasi cosa, e quindi in modo da avere una mappa aggiornata, diciamo, con tutte le strade, tutta la situazione, diciamo, giorno per giorno. Quindi non solo queste immagini di telegiornale che, diciamo, non ti fanno capire bene la situazione. Cioè, noi abbiamo pensato, avendo una mappa delle città davanti e vedendo tutte le strade con queste fotografie, uno si rende conto davvero, cioè ha un mosaico davanti a sé che fa però la fotografia intera della situazione. Questa era l'idea. Come è successo ad altre persone, è successo anche a me. Cioè, una volta che si comincia a seguire la questione rifiuti, è una specie di vortice che ti risucchia, perché vuoi saperne sempre di più. Quindi inizi a studiare, inizi a comprarti dei libri, inizi a parlare con le persone, inizi ad andare in giro, inizi a conoscere veramente meglio anche, diciamo, i rivoli di questo territorio, come questo budello di strada. Poi la cosa inquietante è che ci sono questi posti, anche per questo noi facemmo la mappa della Munnezza, e adesso il progetto lo stanno portando avanti un gruppo di ragazzi di Napoli, perché poi è molto faticoso stare presso a questa cosa, però... L'idea era appunto quella anche di dare alle istituzioni un modo per avere sempre presente dove sono i luoghi dove la gente abitualmente, qualcuno abitualmente butta roba, in modo che tu puoi monitorarli in qualche modo. Invece qua vedi delle strade dove ci sono addirittura anche le videocamere messe sui pali, però non succede niente, anzi l'immondizia aumenta. Oppure qua, se vedi, cioè ormai ci sono proprio gli strati archeologici dell'immondizia, nel senso che qua prima c'era della roba, poi viene bruciata, su questa roba viene buttata altra roba, quest'altra roba verrà a sua volta bruciata e poi sopra ci va a mettere ancora altro. Intanto la cenere, dai, poi dopo rimane qua, o comunque il vento la porta sui campi. Non è che sparisce questo materiale. Cartina. L'orientamento si costruisce sommando i riferimenti nello spazio. Thank you.
Stella, stellina, la notte si avvicina, la fiamma traballa, la mucca è nella stalla, la mucca il suo vitello, la pecora l'agnello, la chioccia il suo pulcino, la mamma il suo bambino. Si spegne la fiamma e tutti fanno la nanna sul cuore della mamma. Agenda. Raccontare significa concentrarsi sulle cose del mondo. Allora 3,470 oggi, ok. La storia mia personale è quella che, per esempio, la diagnosi di un ragazzino, Antonio si chiamava, che di 10 anni a cui ho riscontrato un tumore cerebrale. Abbiamo diagnosticato un tumore cerebrale, la mamma, alla domanda della mamma che ci ha chiesto se c'erano delle correlazioni, perché il suo bambino aveva avuto questa patologia e quali potevano essere le cause. Noi non abbiamo saputo dare una risposta. Allora, menù Gervasio, Anna Maria. La mamma ci ha chiesto anche perché eventualmente anche in quel comune, in quella zona, si sentiva parlare di una strada dove c'erano molte patologie tumorali o altri bambini, forse una combinazione, forse qualche cosa di particolare, ma la sensazione di molte persone era che in effetti le patologie oncologiche stessero aumentando e stessero verificandosi dei casi ad età più giovani rispetto al solito. Questo fatto ci ha permesso di andare a verificare che cosa succedesse. E ci siamo resi conto che per 20 anni, 30 anni hanno sversato in provincia di Caserta e Napoli decine e decine di tonnellate di rifiuti industriali, scarti industriali, i fanghi di concerie, i fanghi eventualmente di depurazione di acque, che venivano poi tranquillamente abbandonati, ma forse anche non soltanto abbandonati, venivano commissionati a contadini ignari che scaricavano sui loro terreni senza sapere che la tossicità di questo materiale. Buongiorno. Siamo Benino. Bene, ciao, come va? Stiamo migliorando piano piano. Ciao. Vediamo quella. Chi ci sta? Chi ci sta? Come va il braccino? Tutto a posto? Tutto a posto, sì, il braccino. Siamo andati a colloquio con i magistrati e loro ci hanno detto: guarda, ma ci sono più casi di tumori, noi forse pensiamo. Perché il mondo sanitario non risponde? Ci date una risposta, esistono degli effetti. Noi siamo andati a vedere i dati della salute e abbiamo visto che il mondo sanitario a questo problema non aveva dato nessuna risposta. Noi sappiamo che gli effetti della salute dall'inquinamento si legge sempre dopo 10 anni, 20 anni. Ora forse è il momento di cominciare a leggere in Campania i danni degli ultimi 20 anni. C'era una volta la Campania, un paradiso fatato dal suolo fertile. L'aria era salubre, il mare accarezzava le coste sotto lo sguardo del sole. Felix, così la chiamavano. Nel trascorrere degli anni, però, i cattivi lavoravano nell'ombra. Scavavano buchi, seppellivano veleni, mentre le loro tasche traboccavano d'oro.
un giorno lo spazio sottoterra finì. I veleni si riversarono sul suolo, l'immondizia sulla strada. Un sacchetto, poi un altro ancora. La città, poverina, era quasi scomparsa, sepolta dall'immondizia. Un chilo di amianto da smaltire, una lastra di amianto da smaltire, costa X. Se può costare la decima parte con un'organizzazione criminale che te lo viene a prendere... Si falsificano le carte. Perfetto. E allora, tutti sono disponibili. Allora, le sostanze radioattive, l'amianto, il nickel, il cadmio, l'arsenico, gli scarti di PVC, le stampanti, le cartucce di altre parti d'Italia, raggruppate tutte insieme, venivano portate giù. Inizialmente arrivavano nell'Alto Lazio e nel Basso Lazio, ai confini della provincia di Caserta, quindi zone vergini dove non c'erano controlli assoluti, uscite dall'autostrada, Cassino, Caianello, sversamento nelle campagne limitrofe. E lì, tanto per dire, quante volte sono state ritrovate delle prime indagini della procura materiale eventualmente che veniva dal nord Italia. Poi bidoni con colori i fusti, più vari. I fusti. Poi c'è stata la grande urbanizzazione stradale delle imprese pubbliche con l'asse Mediano e la Nola Villa Literno, tant'è vero che testimonianze varie di tutti quei conducenti dicevano: guardate nei piloni di queste strade ci abbiamo messo tanto di nel cemento ci abbiamo messo tanti di quei rifiuti industriali da riempire una regione intera. Nello smaltimento dei rifiuti tossici radioattivi in Campania si sono poi toccati delle punte di pericolosità massime. Ci sono dei pentiti di Camorra, e questo è una cosa che si sa, che hanno dichiarato che sono state smaltiti anche in una fabbrica di cementi, di calcestruzzi, sono stati miscelati questi rifiuti radioattivi. Per cui ci sono dei palazzi che 25 anni fa sono stati costruiti con rifiuti radioattivi, con cemento radioattivo, con mattoni, malte cementizie radioattive. E questo è un dato per dire come ci sono zone in cui, pur non essendoci discariche abusive, smaltimento abusivo di rifiuti in discarica abusiva, anche se non c'è inquinamento, ci sono dei picchi di prevalenza di alcuni tipi di tumori preoccupanti. Agli atti esiste, però è difficile andare a fare adesso una ricostruzione storica, una ricerca di radioattività sul territorio, perché poi non si sa dove poi sono andati a finire questi prodotti smaltiti in questa maniera. Ma tu sai bene che nell'asfalto dell'asse Mediano i conducenti che portavano questi rifiuti tossici che hanno parlato, i pentiti oppure eventualmente che si sono preoccupati anche della propria salute, inizialmente sversavano loro stessi, scaricavano questi tir, poi hanno cominciato a non toccarli più i rifiuti. Certo. Appena resisi conto. E infatti, per esempio, se noi troviamo un tir intero seppellito a Grazzanise sottoterra con tutti i rifiuti tossici sopra e coperto alla men peggio di terreno, vuol dire che per smaltire quel carico i soldi sono stati talmente tanti che valeva la pena anche perdere un tir, a meno che il tir non fosse stato rubato. Però è un discorso veramente veramente, cioè, allucinante. Allucinante. Noi ce ne siamo accorti probabilmente anche troppo tardi, forse è colpa nostra. È colpa nostra che ce ne siamo accorti tardi. O è colpa di chi doveva controllare, benedetto Dio, questa. Ma lo Stato dov'è? Dove è stato?
lo Stato su questi territori ha fallito e continua a fallire. Qui ci sono dei sindaci che addirittura in zone che erano delle discariche, dove la legge impone una discarica anche se fatta a norma di legge, eccetera, per 30 anni non si può fare nulla nell'area della discarica né intorno in un certo raggio. Volevano lottizzare aree che una volta erano discariche. Alle tue spalle c'è lo Uttaro, cioè, questa zona si chiama lo Uttaro ed è, diciamo, una zona dove poi appunto c'è, sono legato emotivamente per tutti questi fatti che sono successi durante l'ultimo anno. Quando siamo stati qui, durante il periodo, diciamo, del presidio, tu sembrava che potevi sentirla in bocca quella puzza, cioè a volte veniva, diciamo, da sputare. E qualcuno si è sentito male, è stato accompagnato via, chi all'ospedale, solo per la puzza, perché a volte sembrava veramente che la potevi sentire, cioè che ti entrava proprio in bocca, che iniziavi quasi a masticarla, no? A impastarlo, questo sapore amaro che c'era nell'aria. Cioè tu inizi a vedere il territorio anche in una maniera diversa. Io ci sono dei luoghi adesso che quando ci passo, cioè, ho dei ricordi diversi rispetto alle altre persone, perché li ho vissuti in contesti, diciamo, di crisi. Per esempio lo svincolo dell'autostrada a Capua, dove ho assistito praticamente a una marea di persone che ha sfondato i blocchi della polizia e ha invaso l'autostrada su entrambe le corsie della Roma-Napoli. Quindi a salire e a scendere per non fare aprire una discarica in quella zona. Oppure, che ne so, a Carabottoli, cioè dove veramente ho uno dei ricordi più forti in assoluto, sia per questa esperienza, diciamo, da giornalista che per la mia vita, veramente. Tenete bene le briglie! Perché se no la perdiamo la battaglia, avete capito? Se loro ci caricano, quelle che hanno il peggio sono le donne e i bambini. Il 28 dicembre scorso c'erano queste centinaia di persone, 28 dicembre, veramente al freddo e al gelo, che invece di stare a casa stavano lì a presidiare queste campagne dove secondo loro non era giusto mettere, insediare un sito per le ecoballe. Cioè lì io vedevo veramente centinaia di persone in prima fila, poi mamme, bambini, con 300 poliziotti dall'altra parte. Uno di questi si è messo a piangere e insomma senti veramente una tensione, senti veramente poi proprio un'umanità pure. Cioè io stavo lì sul camion, veramente tremavo. La classifica dell'illegalità ambientale in Italia nel 2006, primo posto, Campania, poi viene Calabria, Sicilia e Puglia. La classifica dell'illegalità nel ciclo del cemento, primo posto, Campania. L'illegalità, la classifica della illegalità del ciclo dei rifiuti, primo posto, la Campania. Lo Uttaro l'ha dimostrato, accatastato in quella fossa c'erano milioni di tonnellate di rifiuti tossici che sono stati utilizzati come rampa di accesso alla discarica e ricoperti dei rifiuti urbani. Ecco a cosa servono i nostri rifiuti non differenziati. Servono a fomentare un traffico di rifiuti illeciti che sta soffocando e sta immiserendo la vita biologica di ognuno di noi. C'è la madre che si ammala,
c'è il figlio che si ammala. Tutto questo non può non chiamarci ad un'azione presente. Sui 2546 siti, a Caserta ne abbiamo 803, di cui la bellezza di 250 attività produttive e tutto il resto sono discariche sistematicamente abusive, perché anche quelle autorizzate sono state sistematicamente sequestrate dalla magistratura. Questo è lo scenario di fronte al quale noi ci troviamo e rispetto al quale l'Outaro rappresenta la bomba atomica di quella che è la situazione di territorio inquinato in questa regione. L'idea che si possa risolvere il problema dei rifiuti bruciandoli rientra esattamente in questa logica che non ha nessuna attenzione per la vita. Qui si tratta di mentalità, pensare che io prendo il rifiuto e lo cancello bruciandolo. Allora io trasformo un rifiuto che può diventare una risorsa, differenziandolo, come avete visto. Io lo trasformo in un fumo, per cui trasformo il cielo in una discarica, perché immetto nel cielo e nell'aria che respiriamo tutti quanti noi sostanze altamente tossiche. Lo sapete, per ogni tonnellata di rifiuto l'imprenditore che brucia quanti euro prende? 55 euro di tonnellata per rifiuto bruciato. Ora moltiplicate 55-80 euro per 6 milioni di tonnellate di rifiuti accatastati nel nostro territorio. Avete capito che montagna di denaro pubblico è? E questo è il problema. In questa regione, per fare lo sviluppo, arriveranno soltanto 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro, una valanga di quattrini. Ma di quale sviluppo vogliamo parlare? In un territorio che ha 2500 siti inquinati, che ha immondizia in mezzo alla strada. Condizio sine qua non, e diciamo prioritaria a tutte, è quello di bonificare questo territorio e poi parlare di sviluppo. A Mochina, frutta e verdura conservano i microbi delle mani, i microrganismi dei concimi e dell'acqua di irrigazione. I danni si sono fatti, non si può fare niente. Il problema, va monitorato l'ambiente e vanno monitorate le acque, i terreni, per capire dove sono le zone cosiddette rosse, dove dobbiamo vietare, avere il coraggio di vietare coltivazione e allevamento. Io ritengo che questo monitoraggio è un monitoraggio che deve essere serio, perché noi abbiamo anche il cittadino che vede che, per esempio, il campo di broccoli sotto la discarica vicinissimo all'Outaro a Caserta è una coltivazione che probabilmente non si dovrebbe fare, visto che per esempio l'Outaro sicuramente inquina la falda acquifera, allora. Quindi se questo utilizza un pozzo artesiano e innaffia sti broccoli, sicuramente tutto il percolato, visto che là sappiamo che la situazione non è assolutamente a norma. Il caso di cui ti ho parlato sono broccoli inquinati, però chi li controlla sti broccoli? Il problema è che questo monitoraggio del territorio e questa pianificazione e gestione del territorio in questa benedetta regione passa attraverso 50 mani, la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. E fino adesso non ci sono stati controlli. Mo' è chiaro che da un momento all'altro tutti i controlli non possono
essere fatti, ma ci deve essere comunque un direttore d'orchestra, ci deve essere. Noi dobbiamo suggerire alle autorità quali sono le situazioni di alto rischio, certo. Perché noi abbiamo il know-how di questo e dobbiamo lanciare gli allarmi. Latte. Il latte materno è l'unico cibo che garantisce la crescita perfetta del neonato. Da parte nostra cerca di poter stabilire se eventualmente abbiamo una contaminazione da alcune sostanze che sono in certo senso pericolose. Stiamo in pratica studiando quello che potrebbe essere il valore del latte materno, perché è un'espressione appunto di accumulo di grasso, soprattutto della diossina, dei PCB e delle sostanze diossinosimili. La diossina è una sostanza che va nel grasso, si accumula nel tempo, poi deve essere smaltita, soltanto che non si degrada, quindi rimane all'interno del corpo e può creare un danno al DNA, quindi può creare un danno oncologico, è una sostanza oncogena. Quanti anni avete voi, signora? 26. Voi avete 26 anni, quindi metà che va bene. Prima gravidanza? Sì. Da quanti anni vivete da Cerra? Da quando sono nata. Ah, quindi in pratica da sempre. Allora noi facciamo questo studio, sono donne della prima gravidanza, sotto i 32 anni, e voi l'avete, eccetera, che abitano nello stesso comune da almeno 5 anni. Allora noi paragoneremo quello che è la quantità di diossina che può essere una donna di Acerra con una donna di Caserta o una donna di Aversa o una donna di Piedimonte Matese. Noi chiedemmo in Campania di poter fare una valutazione del latte materno e di valutare la diossina. Ci fu risposto che non c'erano laboratori, per cui siamo andati a Teramo, abbiamo trovato delle persone squisite, meravigliose, che hanno con noi redatto un progetto che poi è stato approvato. Una volta approvato il progetto, l'ospedale di Caserta, di cui faccio parte, ha adottato un sistema, abbiamo messo su con un gruppo di lavoro un sistema per arruolare delle donne, 100 donne, e quindi procedere in questa raccolta faticosissima di un campione di latte di circa 100 cc che viene raccolto in un barattolo di vetro che deve essere portato poi dopo ad analizzare a Teramo e che deve avere una valutazione completa su 7 passaggi di tutte le sostanze di 17 congeneri della diossina, e il valore deve essere paragonato, confrontato con dei dati da questionari che noi redigiamo per ogni singola donna. Sì. Lei mangia una dieta completa, pesce, carne, sì, tutto. Sì, okay. Quante volte alla settimana mangia il pesce? Due sicure. Due volte alla settimana. Sì. Per quanto riguarda il latte, signore, voi bevete il latte e la dieta vostra è ricca anche di latte? Sì. Tutti i giorni? Tutti i giorni, quando ho voglia. Allora, un paio di volte alla settimana? Due volte a settimana. Più di due volte latte e più di due volte a settimana. I problemi organizzativi sono stati i problemi principali. L'invio dei campioni, devono essere congelati, quindi devono arrivare congelati nel barattolo di vetro. La raccolta del latte va fatta circa dopo 15-20 giorni, per cui siamo andati a casa delle donne. Abbiamo offerto in cambio di questa
partecipazione alla ricerca, spesse volte proprio la valutazione del bambino. Abbiamo fatto in modo che questo allattamento di queste donne avvenisse, una volta arruolate allattassero almeno per 2 mesi. E cosa non è facile, molte donne erano tentate da non allattare oppure avevano delle difficoltà che abbiamo aiutato a superare. Il latte materno protegge molte volte dalle sostanze inquinanti. La natura è grande, ma non sappiamo fino a quando la natura riesce a proteggere. Allora noi abbiamo bisogno di poter sapere che se esistono delle sostanze oncogene che possono far male a distanza di decenni, di anni, noi dobbiamo saperlo quanto prima. Ci sono diversi rischi, al di là di quelli fisiologici e sanitari che sono noti, oggettivamente valutati, penso che il rischio grande che noi corriamo è quello di considerare questa come una parte di un sistema in cui viviamo e quindi averlo come dato e decifrarlo proprio come una parte del sistema. Dall'altro lato c'è il rischio che tutto questo possa essere guardato, osservato e riprodotto con gli strumenti della riproduzione che poi possano tendere alla estetizzazione del brutto, cioè dovremmo cercare di ritarare gli strumenti della rappresentazione, della comunicazione, tenendoli sempre verso l'orrido, cioè non dobbiamo cadere nella tentazione della estetizzazione del brutto. E ad un certo punto ti guardi allo specchio e dici: io non sono così, io non voglio essere così. Non sai neanche, appunto, anche in questo caso, non lo sai perché. Sai solo che per spirito di sopravvivenza o per qualcos'altro tu senti il bisogno di essere diversa da così e senti che quello che ti circonda, lo spazio, deve essere diverso. Sacchetti. I comuni hanno l'obbligo di trasformare i rifiuti in materia secondaria ed energia. La carta qui. Ce l'ha anche lui. Prendo qua queste piccole. Sì, li facciamo differenziati perché vanno a un'altra ditta. Guardate, il gesto che state facendo è importante perché la raccolta differenziata, che è un gesto che esprime un modo di stare nel mondo, è un atto di cura rispetto all'ambiente che ci circonda, è un atto di protesta. Secondo me il problema dell'immondizia si risolverà e credo che si risolverà anche tutto sommato in tempi relativamente brevi. Il punto è che non si risolveranno tante cose, che dobbiamo sono piuttosto, diciamo, tranquillamente però rassegnata l'idea che è dietro l'angolo qualche altro problema, diciamo, è l'immobilismo di questa zona che non mi lascia tranquillo. Sicuramente c'è un territorio martoriato non solo, diciamo, fisicamente ma anche moralmente, perché piano piano dice: vabbè, non c'è via di uscita, cioè non si capisce il perché non si riesce a fare qualcosa, a smuovere la situazione, capisci? Questo appello è per Giovanni e per Jack. Prendeteci, portateci via, salvateci, solo voi ci volete salvare, possibilmente senza tutta questa immondizia. Da sole. Cara Lucrezia, Jack e Giovanni non sono mai arrivati. Beniamino ha svuotato un portacenere per strada. Maria Elena ha cambiato marca di ammorbidente.
Giulio ha prestato la sua competenza alla nettezza urbana. Umberto è stato operato al naso. E Gaetano ancora rincorre il male in una bottiglia di latte. Il male invece si nasconde zitto zitto sotto un mantello nero. Ma ogni tanto spunta un buco e si soffoca dalla puzza. A decine, a centinaia, i suoi attendenti immobili vegliano silenziosi. Come per magia, l'immondizia per strada non c'è più. Ma dove sia andata, nessuno lo sa. Tu nel frattempo hai iniziato a parlare. Ed io finisco il mio film per te. Mini DV, mascherina, profumo, sfigmomanometro, cartina, agenda, amochina, latte, sacchetti. Kit d'emergenza, insieme di oggetti per proteggere e soccorrere nei limiti delle proprie capacità. Non è tardi, la città si rinnova nei caffè, gli impiegati, sguardi bassi. Strade usate da altri passi, scorci di velocità, ipotesi di un nuovo giorno. Scendi anima, scivola sui miei racconti, deciframmi la realtà. Di precarietà, coraggio e sogni che non troverò, e oggi credo di notare in un caffè. Non è tardi, la città veste di la libertà. Un ritratto che ne dà, da uno straccio steso da quei palazzi, la città. La città dei folli, la città dei grandi occhi su noi due, che senso ha? Quotidianità, l'arno scivola sui nostri sogni, ma mai nessuno che mi guardi in questo bar. Scrivere delle tue braccia, scrivere di 100 facce, scrivere del tuo passato che non ho, non avrò, nel riflesso della notte mai vissuto, e guardo oltre i grandi occhi e il tuo passato che non ho, passato che non ho, che non ho. La città dei folli, la città dei grandi occhi su noi due.
senso ha? Quotidianità, l'arno scivola sui nostri sogni, ma mai nessuno che mi guardi in questo modo.